Bene, tutti parlano dell'importanza dell'educazione, ma per la maggioranza questa parola ha un significato estremamente vago, perché poche persone sono arrivate a farsi un'idea precisa su tutto quello che include. La si vede generalmente soltanto nel sistema di studi, e questo errore è una delle principali cause del poco progresso che essa ha realizzato. Questo brano è stato scritto da un 24enne nel 1828 e fa parte di un'opera intitolata Piano di miglioramento per l'educazione pubblica in Francia. Il suo autore è un pedagogista francese, appunto, Hippolyte Léon Denis Arrivel, il futuro Allan Kardec, ossia codificatore dello spiritismo. E quindi vediamo che fin da giovane manifestava questo interesse per l'educazione. In seguito, qualche dopo, nel 1834, in un discorso che pronuncerà presso un istituto di istruzione fondato da lui stesso, durante una cerimonia di conferimento di diplomi, dirà: "L'educazione è l'opera della mia vita. Tutti i miei istanti li ho impiegati nella meditazione su questo tema, su questa materia, e sono felice quando trovo un ambiente ricco di stimoli nuovi o scopro nuove verità." E voleva chiaramente dire verità intorno a questo assunto, a questo tema, che appunto ha rappresentato l'opera della sua vita. Quindi è interessante iniziare la nostra esposizione dal titolo Filosofia dell'educazione spiritica, guardando ai fondamenti, ai germi di questa conoscenza che erano già presenti nel giovane pedagogista Rivel, che sarebbe diventato tanto conosciuto per essersi occupato con grande zelo di tutto questo a Parigi, in Francia, e conosciuto appunto. È interessante notare che questi fondamenti in un secondo momento sarebbero stati ampliati, approfonditi, proprio con l'avvento della dottrina spiritica, con l'arrivo, l'avvento di Allan Kardec, quindi da Hippolyte Léon Denis Arrivel ad Allan Kardec. E questo pedagogo che assume adesso un'altra funzione, sempre educativa, ma amplificata, apportandovi ciò che aveva già incorporato attraverso i suoi studi, le sue ricerche negli ambiti dell'educazione e della pedagogia. Ora però, appunto, accresciuti grazie alle luci dall'alto, delle chiavi spiritiche, accresciuto grazie a questa conoscenza fondamentale delle leggi universali che reggono il destino e la vita di ognuno di noi. Quindi, assieme a tutto quel bagaglio che il giovane Rivel portava già in sé, e in seguito arricchito grazie alla collaborazione tra Allan Kardec e gli spiriti superiori che lo guidarono, lo orientarono, lo ispirarono nella codificazione appunto della dottrina degli spiriti, fu possibile creare questo nuovo modello, questa nuova proposta di educazione che sarà l'educazione spiritica. Nel giugno del 1865, in un articolo della Revue Esprit, appunto rivista spiritica fondata sempre da Allan Kardec, lui stesso ripete quella frase di Rivel, ora però facendo riferimento alla dottrina spiritica, tracciando una correlazione tra spiritismo ed educazione, affermando che l'una è l'altra e insieme formano una cosa sola. In seguito lo spirito Emmanuel, attraverso la psicografia di Francisco Candido Xavier, dirà che lo spiritismo è soprattutto opera di educazione. Kardec, 30 anni dopo, in seguito alla realizzazione di tutto il corpus dottrinario spiritista, dirà: "È stata l'opera della mia vita", parlando dell'educazione. "Ad essa ho dedicato tutto il mio tempo, ho sacrificato il mio riposo, perfino la mia salute, perché il futuro era scritto davanti a me
caratteri lapalissiani. È molto interessante notare che anche se ora Kardec, l'ex Hippolyte Léon Denis è diciamo, coinvolto nello spiritismo, con lo spondo spiritismo, riprenda le stesse cose scritte 30 anni prima, ricollegandosi appunto sempre all'educazione, e afferma che di nuovo è l'opera della sua vita. E quindi tracciamo questo parallelismo così importante proprio per farvi comprendere quanto è radicata nello spiritismo la funzione dell'educazione, che naturalmente non parte da paradigmi materialisti, non parte soltanto da elementi o divisioni molto materiali, ingloba tutto ciò che Rivelle già portava in sé, grazie alla sua formazione, e le luci che l'alto sparse su tutta l'umanità terrestre in quel periodo così importante dell'avvento del Consolatore promesso. Quindi vediamo che ha un ponte tra il giovane idealista profondamente devoto alla causa dell'educazione, grazie anche al modello offerto dal suo maestro. Non dimentichiamo che fu educato presso l'istituto di Yverdon di Pestalozzi. E negli anni si approfondisce e diciamo, ci cimenta sempre più in questo compito. E a partire dal 1855, quando cioè ai primi contatti le manifestazioni spiritiche, e quindi soprattutto dal 1857, anno in cui nasce di fatto la dottrina spiritica, con la pubblicazione, la prima edizione del Libro degli Spiriti, vediamo Kardec che prosegue con quello che fu il compito della sua vita, quindi fondendo in qualche modo educazione e spiritismo in questo grande obiettivo della sua vita. Quindi vediamo che la concezione dell'educazione nell'ambito spiritista va oltre i paradigmi accademici della scienza ufficiale, ecco. Quindi l'educazione è l'elemento fondamentale per il miglioramento della civilizzazione dei popoli e quindi anche degli individui. Ma spesso ci poniamo in rapporto ad essa con atteggiamenti anacronistici. Interroghiamoci perché? Perché ancora oggi, nonostante le nuove esigenze dell'umanità, di fronte alle quali dovremmo impiegare i nostri maggiori sforzi? La dottrina spiritica, viene proprio a proporre elementi chiave di rinnovamento per accompagnare questi nuovi tempi dell'umanità. Quindi è intesa l'umanità come un tutto, ma anche come singoli individui. Cito ancora: l'educazione è l'arte di formare gli uomini, di fare affiorare in essi interessante. Cioè, si riferisce a qualcosa che viene da dentro verso fuori. Infatti, dal punto di vista etimologico, il verbo educare deriva dal latino ex ducere, che vorrebbe dire portare, condurre all'esterno, dall'interno all'esterno. L'educazione è l'arte di formare gli uomini, di fare affiorare in essi i germi della virtù e far frenare o ritenere, insomma, trattenere quelli del vizio, di sviluppare la sua intelligenza e di dargli istruzioni utili per le sue necessità. Poco oltre aggiungo: la meta dell'educazione consiste nello sviluppo simultaneo delle facoltà morali, fisiche e intellettuali. Tutto questo lo scrive quando era Hippolyte Léon Denis Rivelle. E quindi anche questa citazione è tratta sempre da quel scritto proprio per il rinnovamento del sistema. Da qui capiamo perché fu scelto lui per fondare la dottrina spiritica, perché portava già dentro di sé questa visione molto olistica, integrale dell'essere. Quindi non vedeva l'essere umano fin dalla prima gioventù come
un essere formato da comparti, ma riusciva a vederlo in, diciamo, in un'ottica integrata, complessiva, generale, totale, totalizzante, intendendo che l'educazione non è semplicemente il perfezionamento, la formazione dell'intelletto. Non sarà qualche cosa che richieda un semplice sistema di studio, una conoscenza della scienza, comunque è importante, ma qualcosa che consideri l'individuo come un tutto, che consideri le sue necessità e non soltanto quelle che concernono il corpo, la materia, la personalità, ma essenzialmente anche quelle morali. Sono la chiave del progresso delle collettività. Se facciamo un confronto tra questi frammenti e ciò che si trova nel libro degli spiriti, ci impressioniamo per la similitudine, delle idee. È come se Kardec avesse già in sé, questi segni. E ci suggerisce anche un'altra riflessione, visto che siamo in tempi di pandemia, in tempi di crisi economica, di recessione, eccetera, eccetera. Tutte le crisi, come diciamo, si evince poi da quanto si lascia scritto attraverso codificazione dello spiritismo, tutte le crisi dell'umanità, che siano politiche, economiche, sanitarie, sociali, tutte partono da un deterioramento, da una corruzione dei costumi, quindi dei comportamenti, quindi sono in realtà in essenza tutte crisi morali. Ecco perché insiste così tanto sull'educazione intesa anche e soprattutto come sviluppo, come perfezionamento morale, tanto degli individui quanto delle società. Quindi vediamo nel Libro degli Spiriti la domanda 917 che tratta del tema egoismo e lo considera come la maggior piaga della società, associandolo all'orgoglio, che è, diciamo, e a questo tema si ricollega anche la domanda 685, in cui si afferma che i maggiori ostacoli al progresso dell'umanità e quindi degli individui, quindi anche lì viene considerato questo maggior ostacolo l'orgoglio e più ancora l'egoismo e l'orgoglio. Inoltre questa domanda trova la risposta dello spirito Fenelon, ovviamente il filosofo cristiano che visse, vero, in questo caso presenta come spirito tomba per rispondere a questa domanda. E in seguito Kardec scrive anche un commento a questa domanda. E qui Kardec presenta anche l'antidoto a questa piaga appunto dell'umanità, all'egoismo. E l'antidoto è proprio l'educazione, è la soluzione alla piaga, è, diciamo, la medicina di fronte a questa ferita profonda, a questa difficoltà, a questo annullamento del progresso della società. Egli dice che è difficile superare, vincere l'egoismo, lo ammette, non è facile. Ecco perché è così profondamente presente e, ahimè, in modo così diffuso. È la vera pandemia, è questa, è l'egoismo nell'umanità. Ma comunque potremmo giungere a soluzioni veramente durature, perenni, di fronte a questo grande male, quindi anche a risultati preziosi nel tempo e nella solidità, quindi, se attacchiamo il problema alla radice. E non c'è altro modo di farlo se non per mezzo dell'educazione morale. Per questo, nel commento alla domanda 917, dice che l'educazione convenientemente intesa è la chiave del progresso morale.
naturalmente tanto degli individui quanto delle collettività. Ma egli aggiunge anche: educazione convenientemente intesa. Osserviamo qui, ricordiamo quello che scrisse là quando era giovane, vero che molti parlano di educazione senza sapere esattamente cosa significa. Quindi notiamo qua educazione convenientemente intesa, specialmente alla luce di quello che lo spiritismo ci offre e ci rivela. Bene, vediamo ora un altro passaggio, brano tratto da un articolo sempre della rivista Spiritica del febbraio 1864. In questo articolo, intitolato Prime lezioni morali dell'infanzia, Kardec ci parla dell'egoismo anche qui come di una piaga molto difficile da vincere. E l'educazione viene vista come la via d'uscita, come la soluzione. E dirà anche che lo spiritismo viene a lanciare, a proiettare una intensa luce su tale questione, sull'educazione, portando una serie di altre variabili, chiavi di comprensione, affinché l'educazione sia convenientemente intesa e di conseguenza convenientemente applicata. Prima bisogna comprendere che cos'è l'educazione, corretto, e solo in seguito si riesce ad applicarla, quindi a renderla concreta, attuarla. Quindi l'educazione morale, afferma poco dopo, è la chiave della moralizzazione della società. Essa, applicata nel piano dell'individuo, tanto nell'ambiente familiare, che la definisce come la prima scuola dell'anima, quanto anche negli istituti dedicati all'educazione, quanto anche nelle nostre interazioni più frequenti, più comuni, darà dei grandiosi frutti, trasformerà veramente gli individui e le società. Così, se applichiamo questa educazione morale, afferma Kardec, convenientemente intesa, staremo cercando la migliore soluzione o comunque quella più propizia per quello che è ancora il grande male della società, l'egoismo con tutto il suo seguito, attenzione, il corteo per così dire, i vizi che da esso derivano, l'invidia, la gelosia, l'avarizia, l'orgoglio, la sensualità, tutto quello che costituisce quindi l'infelicità della creatura e dei popoli. Inoltre afferma, sempre nel commento alla domanda 685, che l'educazione è l'arte di formare i caratteri e, una volta che sarà ben dominata, potremo fare con i caratteri, ossia con gli individui, ciò che fa un giardiniere in un giardino, in modo da rendere l'uomo più adatto alle leggi morali, alle leggi universali che reggono la vita. Quindi un giardiniere strappa via l'erba infestante, ovviamente, e innaffia le piante che, come dire, arricchire questo vino, che devono popolarlo, che devono ossigenarlo, e inoltre zappando la terra, quindi proprio con quella cura, fertilizzando, concimando, ovvero mettendo anche tutto il suo amore in questa. Quindi, e anche se la pianta è storta, può mettere un palo, oppure appunto per in questo modo aiutare a raddrizzare i caratteri delle persone affinché si allineino, potremmo dire si armonizzino, usando dei termini un pochino più attuali per Kardec, ma tengono comunque lo stesso conto, si armonizzino di fronte ai meccanismi delle leggi. Quindi si contribuisce al progresso dell'uomo e dell'umanità, alla sua felicità e al tempo stesso al progresso e alla felicità di tutte le società, di tutte le collettività. Quindi, per concludere, amici, ricordiamo che di tutti gli spiriti che hanno assistito all'Ankar Tech, la codificazione di questa meravigliosa dottrina degli spiriti, il più grande è lo spirito di Gesù Cristo.
E vorrei concludere quindi dicendo anche che di conseguenza il maggior educatore che abbiamo avuto e abbiamo qui sulla Terra, che ora sempre in un modo o nell'altro, anche adesso, è appunto Gesù. Il maggior educatore è Gesù, quindi abbiamo voluto riflettere su tutto questo per tracciare un cammino verso la felicità attraverso l'educazione correttamente intesa, grazie a Kardec e grazie a Gesù.